Gemelli carissimi, con questo Mercurio storto bisogna stare attenti a non perdere l'autocontrollo, oggetti, documenti e nemmeno la testa, come abbiamo già detto altre volte, perché Mercurio rappresenta proprio le capacità di concentrazione, l'applicazione intellettuale. E quando è in orbita storta, come nel vostro caso, potreste andare incontro a distrazioni, dimenticanze e anche capire Roma per Toma. O anche creare equivoci e fraintendimenti che sicuramente non vi faranno gioco. Non è una settimana sfigata, questo no, perché poi avete anche Venere, che è il pianeta della piccola fortuna, del fascino, del cuccare a vostro favore. Però ecco, l'importante è che ci stiate con la testa sulle cose. Martedì pomeriggio, mercoledì e giovedì la Luna transiterà nel vostro segno e quelli sono i momenti migliori per seminare, per avviare, per varare nuove cose. L'amore, dicevamo, è uno splendore, la fornicazione viene bene nelle clandestinità, anche con un po' di fantasia turpina. Wow!